la salita dell'Everest non è stata solo la salita di una vetta, ma è stata una cosa che ha colpito in maniera profondissima l'immaginazione dell'umanità. Nella geografia della Terra ci sono dei nomi particolarmente evocativi e Everest è certamente uno di questi. Sono sempre stato molto affascinato da questa montagna, io scrivo di montagna da tanti anni, ho visto l'Everest da entrambi i versanti da vicino, sono salito fin circa 6.000 metri, me ne sono occupato molte volte da giornalista, ahimè anche in occasione di tragedie. Mi ha sempre colpito quanto poi in realtà tante storie interessanti dell'Everest siano poco note o assolutamente sconosciute almeno al pubblico italiano. Accanto ai momenti celeberrimi, quello di Hillary Tenzing nel 1953 sulla vetta, la solitaria di Messner, di cui si sono appena celebrati 40 anni dal versante tibetano, l'altra salita di Messner, la prima senza ossigeno insieme a Hubler, ci sono state tante, tante storie, secondo me di estremo interesse, che credo di aver raccontato anche in maniera appassionante per il lettore.